Attenzione! Non parlate! E un valoroso briganto vi farò una bella narrazione. E chi non mi ascolta ha una brutta maledizione. No, no. Il giorno 27 marzo del 1889 comincio a scrivere i miei ricordi. Da questo mio scritto non aspettare cose che l'animo dell'uomo si rallegri, ma bensì dovrà rattristarsi e non ridire. C'è una terra giù nel sud che vi voglio raccontare, è la storia di mia madre che non riesco a ricordare. Contadini hanno un santo, si chiama Scotellare, e le facce sono le stesse che ha dipinto Carlo Levi. Il brigantaggio fu l'espressione della rivolta anarcoide del mondo contadino del sud. Sono stati un problema enorme per tutti i re, per lo stesso Papa. Sono stati un problema per i borbonici che di volta in volta cercavano di farseli amici. Il brigantaggio attecchì laddove c'erano maggiori resistenze feudali nell'assetto proprietario delle campagne. I contesti territoriali erano rappresentati proprio dalla Puglia del Nord e dalla Lucania. La chiamano Basilicata, Basilicata, Basilicata. Terra di Basilicata è un'area delle province del Regno di Napoli, diciamo centrale. Quel brigantaggio è stato un fatto, come dire, endemico. Man mano che si sviluppano delle aggressioni o man mano che si presentano eserciti stranieri, fioriscono gruppi di briganti. Ha il tipo etnico del suo paese esagerato nelle proporzioni. Sezione cranica meno sviluppata della facciale, segmento anteriore sfuggente. Forte sporgenza delle ossa zigomatiche e della mandibola, asimmetria notevole della faccia a destra. Segmento superiore frontale sfuggente. La mandibola è sviluppata, specie nella parte mediana. Il mio nome è Carmine Crocco. Ma questi uomini, e così anche Crocco, erano pedine diciamo in una guerra anche silenziosa tra i ricchi proprietari terrieri borbonici che tentavano di mantenere i propri beni senza farseli togliere dal nuovo governo, o di liberali ricchi che sentivano il bisogno nel passaggio al nuovo sistema di non perdere ciò che avevano, anzi di arricchirsi ulteriormente. I manovali del brigantaggio non avevano delle idee precise su quanto avveniva, erano al servizio dei loro padroni. Non si riuscirebbe a spiegare come mai la banda di Carmine Crocco riuscisse a mettere insieme circa 2000 uomini armati, di tutto punto, con armi anche moderne, se non ci fosse stato dietro l'obiettivo di sostenere un movimento che avrebbe impedito, l'illusione perlomeno all'orizzonte era questa, sia l'unificazione piemontesizzata sia una soluzione tipo quella rivoluzionaria di Garibaldi. Gli oltraggi subiti dalle popolazioni meridionali sono incommensurabili. Non rifarei oggi la via dell'Italia meridionale, temendo di essere preso a sassate, essendosi colà cagionato solo squallore e suscitato solo odio. E nei fuochi del Basento sentì proprio la magia di una terra misteriosa, fiera ed orgogliosa. Erano con me il feroce Ninco Nanco, il sanguinario Giovanni Coppa, Agostino Sacchietello, suo fratello Vito, Giuseppe Schiavone, Michele Di Biase, Cavalcante, Serravalle e Caruso. Crocco, in un certo senso, ripercorre la stessa strada che aveva percorso il brigante Taccone alla fine del Settecento. Si aggirava nella sua zona d'origine, i boschi
di Monticchio, di Lago Pesole, tutta la provincia di Potenza. Nel circondario di Melfi, provincia di Basilicata, è posto il mio paese, detto Rio Nero in Vulture. A mezzogiorno di questo bel paese si trovano una ventina di case a un solo piano, abitate da poveri pastori. E in una di quelle case, la prima domenica di giugno dell'anno 1830, nacqui io, figlio con tre fratelli e una sorella di Francesco Crocco Donatelli e di Maria Gera di Santo Mauro. L'agricoltura era in stato di abbandono, dove gli dice si coltivavano pochi legumi, un po' di verdure, e spesso la vita in famiglia era una vita vissuta insieme con le bestie, alla presenza di reduci di antiche guerre, come reduci delle campagne di Russia, reduci delle campagne europee, e zoppi, ciechi, con sprovvisti di arti, che raccontavano la loro vicenda sempre amareggiati perché nessuna politica era riuscita a, come dire, a offrir loro l'opportunità di una ricompensa, senza pensione. Crocco era un capraio che sapeva appena leggere e scrivere, gliel'aveva insegnato un suo zio Martino, che aveva fatto le guerre sotto Napoleone. Però una idea politica di ciò che stava facendo non ce l'aveva. Avevo 6 anni quando ho visto mia madre incinta presa a calci da un signorotto locale, a cui mio fratello aveva ucciso un cane. Mia madre uscì pazza, mentre quel signorotto venne ucciso in un'imboscata. Mio padre, innocente, finì in carcere, accusato di omicidio. Abbiamo un padrone in cielo, il Dio, e un signore in terra, il re. A quei tempi c'era Francesco II, ma pensava troppo alle feste e alla gloria, mentre noi morivamo di fame. Allora ho capito che la legge non è mai uguale per tutti, ma sta sempre dalla parte del più forte. Però lui, a difesa del padre, non accettò nel corso degli anni la sua posizione di contadino subalterno, che accettava passivamente la sua condizione sociale. Lui era un tipo un po' di indole ribelle. Una personalità forte, un uomo capace di anche di comandare, di essere rispettato, e quindi fisicamente dotato, a tal punto da incutere paura, capace di aggregare. Andai lontano dal mio paese, crebbi conducendo al pascolo le bestie. Col veleno nel cuore e la rabbia nell'animo, col vivo desiderio di offendere. Andai soldato per il re, ma presto disertai, per vendicare l'onore di mia sorella Rosina, importunata da uno dei ricchi signori del paese. Crocco si dà al brigantaggio dopo la sua fuga dal bagno penale di Brindisi, dove era detenuto, a dire il vero, per reati comuni. Perché mentre lui nelle sue memorie dice di... aver disertato dall'esercito borbonico per difendere l'onore di una sua sorella, la realtà è molto più prosaica. Lui fu scoperto a rubare le razioni degli altri commilitoni da un sergente, da un caporale, che fu assassinato appunto da Crocco. In un momento di sconquasso generale è chiaro che uno cerca di avvicinarsi a quelli che potrebbero essere i vincitori o a quelli che potrebbero rovesciare il vecchio sistema di governo e stendere un velo sulle colpe individuali. Perciò Crocco si avvicina a Garibaldi e a Garibaldini. Ma quando c'è la presa di Napoli, l'ingresso a Napoli, Garibaldi dice: adesso io non voglio saperne più niente di tutti coloro che hanno una fedina penale sporca e hanno combattuto con me. Crocco dice: ma come, io ho rischiato, avrei potuto beccarmi anche delle pallottole. E in un certo senso va su di giri, dice: vabbè, a questo punto non è cambiato niente, mi do alla macchia. Saltò il fosso e si dette al brigantaggio appoggiando la bandiera del Borbone. Ho ucciso, saccheggiato, taglieggiato, bruciato, distrutto. E per 3 anni io, Carmine Crocco, ho messo a ferro e fuoco l'intero mezzogiorno d'Italia.
usate chitarra e tambura, perché sta musica sa da cagnare. Simme brigante, facimme paure, e ca scopetta volimme cantà, e ca scopetta volimme cantà. E a visto l'uve se mi dà paura, non sa pa buona qual è la verità. Povera dupa, camagna e creatura, e ovie montese ca vimma caccià. Migliaia di contadini armati correvano a me da ogni dove per mettersi ai miei ordini, compresi come dovessi, senza perdere tempo, prendere possesso di centri più importanti. Fu così che il mattino del giorno 10 aprile 1861, col mio piccolo esercito di predatori mossi alla conquista di Venosa, la folla selvaggia che comandavo non aveva freno, né a me conveniva mitigarla. Quella mia condiscendenza alla distruzione, al saccheggio, era fonte per me di maggior forza a venire. Il bottino traeva dalla mia parte altri proseliti, pronti a guadagnar fortuna col sangue. Tutti coloro che si erano avvicinati a Garibaldi e che ne erano rimasti delusi, si rivolsero a lui e gli dettero tutto quei supporti, quegli strumenti, quegli aiuti, quei sostegni che lo facevano sentire, come dire, un comandante in grado di poter risolvere i problemi di quelle popolazioni. Aveva una grossissima capacità strategica e tattica. Era un profondissimo conoscitore delle boscaglie di Rionero.